Avvocato Cessa, sono state ripercorse le tappe e i passaggi dell'intervento da parte delle forze dell'ordine, in parte anche del 118, quella sera dell'omicidio Gioia. Ecco, che valutazioni dà anche rispetto a quello che è emerso stamane? Beh, stamattina gli agenti verbalizzanti hanno confermato la drammaticità di quei momenti, hanno ricostruito in maniera assolutamente asettica quelli che sono stati gli interventi fatti, le attività espletate. Certamente noi come parti civili, quindi come fratelli del Gioia, abbiamo vissuto questa ricostruzione in maniera dolorosa, soprattutto in considerazione del fatto che è stata confermata l'assoluta lucidità di Aldo quando sono sopraggiunti gli agenti presso l'abitazione. Sono state sollevate una serie di eccezioni di natura processuale in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni effettuate all'interno della casa circondariale di Bellizzi per quanto riguarda il colloquio dell'Imata. Il collegio si è riservato di valutare in merito a queste eccezioni. Ci aggiorneremo il 22 dicembre per entrare, credo, nel vivo del dibattimento, perché saranno escusse le signore Ferroiello Liana ed Emilia Gioia, rispettivamente moglie e figlia del signor Aldo Gioia. Hanno ricostruito i testi per ora, la polizia giudiziaria ha ricostruito i fatti come sono andati e adesso vedremo il resto, insomma. Da quello che è uscito fuori, che tipo di valutazione? Non è uscito nulla di, diciamo, che non ci aspettassimo, era già tutto riportato nei verbali quello che è uscito. Perché non c'era Emilia? Come mai non era? Oggi non si sentiva bene, speriamo la prossima udienza ci sarà. Insomma, in realtà. Sì, sì, certo, lei parteciperà al processo, semplicemente oggi non era neanche un'udienza, insomma, particolarmente significativa, certo. Proprio perché appunto tutto quello, cioè era una ricostruzione già che già risultava dalle carte. Come sta vivendo questi momenti, anche la prima udienza che ha sostenuto? Vabbè, ha visto il ragazzo questo sinceramente sono aspetti personali, emotivi, nei quali io come difensore tecnico non entro, perché ognuno vive il proprio dolore in maniera riservata.